Almici la mette dentro, a vuoto, colpo di testa rete, vantaggio dell'Avellino, il gol di Zito sul cross dalla destra, è andata a vuoto Trotta e Zito l'ha messa di testa in porta. Attenzione al 39esimo, cambia il punteggio, l'Avellino rimane in 10 perché viene espulso Arini per somma di ammonizione, era stato ammonito, quindi l'Avellino è in vantaggio, ma Arini commette un altro fallo, lascia la squadra in 10. Mokulu che prova a proteggerla, passa in mezzo a due, sguscia Mokulu, la mette al centro, attenzione Trotta controlla la girata, palla che si impenna, ancora Zito, tiro di controbalzo, il pallone che termina al lato, pericolosa l'incursione dell'Avellino con la giocata di Trotta che poi ha girato, palla per l'autore del gol Zito che ha provato il tiro di controbalzo, palla che non ha centrato lo specchio della porta. Ancora Spezia, area di rigore, prova il pallone al centro, allontana, arriva Migliore, sinistro, raso terra, la parata di Frattali, buona adesso la giocata da parte di Milos che cerca il fondo, mette un pallone al centro, attenzione, posizione centrale, mischia in aria, salvataggio, ancora un tiro, rete, pareggio dello Spezia con la botta da fuori di Brezovic che colpisce con il destro e manda il pallone alle spalle di Frattali, azione insistita, 25esimo, Spezia 1 Avellino 1, limite dell'area di rigore, la mette giù Catellani, gira, palla al centro, mischia dall'altra parte, nessuno aggancia, Visconti sul pallone, partirà con il sinistro, Visconti la mette in mezzo, colpo di testa in tuffo, mischia, conclusione, rete dell'Avellino, Comi la mette dentro di controbalzo, questa volta c'entra, lo specchio della porta alla sesto minuto, difesa dello Spezia colpevole perché sulla controbattuta di Comi la difesa dello Spezia è rimasta immobile e Comi, che dimostra di avere il piede caldo, due gol venerdì scorso a Brescia, uno spettacolare, segna un gol che potrebbe essere pesantissimo, figlio d'arte Comi, il papà Antonio, ex giocatore di Torino e Roma, adesso è direttore generale del Torino. Calcio di punizione in favore dello Spezia, tutti avanti, anche Cicizzola, l'arbitro però è lì in mezzo come a dire fermi, non vi trattenete, intanto il minuto di recupero sta già passando visto che siamo a 25 secondi, probabilmente verrà prolungato ulteriormente, o lo Spezia riesce a trasformare qui o l'Avellino può ripartire e può davvero guadagnare la semifinale. Battuta, mischia in aria, il colpo di testa a liberare, Avellino che prova a ripartire, non c'è il portiere, Zito va a punta all'area di rigore avversaria, deve recuperare Cicizzola, riparte ancora l'Avellino, 15 secondi al termine, ma forse l'arbitro allungherà ancora di una manciata di secondi, allontana il pallone Almici, palla che viene recuperata ancora qui sotto la nostra postazione da Fuande, il tocco per Cicizzola, siamo arrivati al 121esimo minuto, fischio finale, senza recupero e l'Avellino che va in semifinale. Telegrafico a Vallone con il commento. Beh, l'Avellino ha meritato questo passaggio nelle semifinali perché innanzitutto è passato in vantaggio, è riuscito ad andare in contropiede, poi successivamente nonostante la inferiorità numerica ha retto, ha subito il pareggio, ma poi all'inizio del primo tempo supplementare è riuscito a trovare con Comi la rete del vantaggio. Lo Spezia ha buttato alle ortiche insomma quell'occasione, anche il fatto di essere in superiorità numerica, ha vinto meritatamente l'Avellino, è giusto che l'Avellino va avanti. E allora il tabellino, l'Avellino ha battuto lo Spezia per 2-1 nel preliminare dei playoff di promozione in Serie A, i marcatori Zito per l'Avellino al 39esimo del primo tempo, il pareggio nel secondo tempo di Brezovic al 25esimo, con l'1-1 passa lo Spezia, tempi supplementari, segna Comi al sesto minuto del primo tempo supplementare, in semifinale ci va il Bologna, insomma le squadre sfavorite, ossia il Pescara e l'Avellino, hanno fatto fuori le favorite Perugia e Spezia che giocavano in casa, che avevano a disposizione anche il pari. Le semifinali saranno Pescara Vicenza e Avellino Bologna, già da venerdì si parte. Grazie a Umberto Vallone per i suoi interventi, grazie a tutti voi per averci seguito, Giuseppe Bisantis dallo stadio Alberto Picco di La Spezia ricorda il risultato finale, Spezia 1 Avellino 2 e vi auguro un buon proseguimento di serata.